E buon anno a tutti ragazzi, io come sempre sono Bayon Gamer e anche oggi siamo tornati con un appuntamento di PES 2016 in modalità MyClub. Come primo video dell'anno avevo pensato di portarvi l'Heroes Division 1, però amici miei credetemi non sono in grado di poter sostenere una partita. Quindi oggi si fa ball opening, approfittando del fatto che la Konami non ha portato nessun aggiornamento giovedì, quindi è rimasto tutto assolutamente com'era. E quindi abbiamo ancora a disposizione le chat speciali The Five Legends e Best of 2015-2016. Il meccanismo di ball opening che farò oggi è identico a quello che ho già fatto nel video precedente, ovvero 3 giri con gli agenti top e 2 con l'agente speciale, visto che con l'agente speciale la probabilità di prendere un pallone nero è davvero molto bassa. E quindi eccoci qua ragazzi, lista agenti top, e direi di iniziare subito da streamer. Quindi contattiamo l'agente, paghiamo con GP, confermiamo. Io non cambio gli occhi chiusi, quindi direi di cliccare ora. Vediamo un po' se il 2016 ci porta bene. Sì, benissimo proprio. Allora, pallone oro. Vediamo un po' chi è. Giroud, o almeno si dovrebbe pronunciare così. Comunque svizzero, club attuale Ned, ha 28 anni, alto 1,92, stile di gioco Ned. Difensore centrale, valutazione generale 76. Tra l'altro questo può fare benissimo anche mediano, centrocampista e terzino destro. E da quel che vedo non è nemmeno tanto malaccio. Comunque, confermiamo. Aggiungiamo a membri my club. E proseguiamo con Miranda, quindi contattiamo la gente, paghiamo GP, confermiamo. Occhi chiusi. E direi di cliccare ora. Vediamo se con Miranda abbiamo un po' più fortuna. Oro. Via, vabbè. Vediamo un po' chi è. Chi sei? Razvan, rumeno dell'Alcorcorn, a 26 anni, alto 1,78, stile di gioco Nod, CLS, valutazione generale 78. Anche questo, ragazzi miei, non sembra niente male. Quindi confermiamo. Aggiungiamo a membri my club e passiamo all'attaccante, quindi contattiamo Castolo, paghiamo con GP, confermiamo, chiudo gli occhi e stavolta me la conficco, quindi e badabim e badabum e badabam. Ecco qua, vediamo se porta ancora forte. Oh ragazzi, minchia, funziona, funziona, pallone nero, pallone nero, ma non fa un cazzo. Zaza, italiano della Juventus, a 24 anni, alto 1,86, stile di gioco opportunista. Prima punta, protezione generale 80. Chi ha Zaza mi ha detto che si trova davvero molto bene, quindi direi che è un ottimo acquisto. Ad ogni modo, confermiamo, aggiungiamo a membri my club e ci andiamo a ricercare la leggenda. Quindi andiamo agenti speciali, viste agenti speciali, The Five Legends e Best of 2015-2016. Quindi contattiamo l'agente, paghiamo GP, confermiamo, occhi chiusi e badabim e badabum e badabab. Clicco qua. Che cazzo, dai, chi sei? Lasciati vedere, Benant, spagnolo dell'Atletico, a 28 anni, alto 1,75, stile di gioco sviluppo, centrocampista, protezione generale 79. E questo l'avevo già pescato, quindi confermiamo, aggiungi a membri my club. E si fa l'ultima pescata di oggi, quindi contattiamo la gente, paghiamo il GP, confermiamo, chiudo gli occhi. E che il nuovo anno me la mandi buona. Vada bim, vada boom, vada bam, ecco qua. Gira, 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 C2, C2, C2. Ok, chi sei? Chi tu? La mela, attenzione ragazzi, la mela. Argentino del North East London. A 23 anni, alto 1,83, stile di gioco, regista creativo ed ha valutazione generale 78. Perché dico attenzione? La Mela è un altro di quei giocatori che ho già avuto su PES 2015, quindi la versione precedente di questo gioco. E anche questo è un altro di quei giocatori che mi hanno dato davvero tante soddisfazioni.
Non c'ho tantissimo fisico, ma guardateli velocità, dribbling e passaggio a tiro che stanno nella normalità. Voglio vedere un attimo una cosa. Ok, allora c'ha dribbling 86, potenza di rompente 85, controllo palla 82, effetto 82. Taglio alle spalle, giro, finta doppio passo, tiro da lontano, due altre abilità per il giocatore. Secondo me questo a farlo crescere, se mi fa anche parecchia affinità con l'allenatore, quindi anche con il resto della squadra, potrebbe fare parecchi danni. Va bene ragazzi, concludo qui anche questo primo video del 2016. Come sempre spero che vi sia piaciuto, quindi vi invito a lasciare un bel pollice in su e commentare. Alla prossima, ciao!